Di nuovo insieme, cari amici, attorno alla Sacra Bibbia, la parola di Dio. Questo programma Cristiani Oggi ha come centro proprio il messaggio della parola del Signore, il messaggio dell'Evangelo. In uno dei numeri precedenti del nostro programma abbiamo parlato del fatto che è importante ricevere, accogliere Gesù nella nostra vita. Gesù, abbiamo ricordato il versetto del Vangelo di Giovanni, che Gesù è venuto in casa sua, ma i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. In questo programma vogliamo parlare del fatto che Gesù accoglie noi. Nella predicazione della parola di Dio, che ci sarà più avanti nel programma, da parte del pastore Antonio Di Bello, abbiamo effettuato delle riprese a Fogliano della Chiana, provincia di Arezzo, facendo riferimento al capitolo 9 del Vangelo di Luca, si parlerà proprio del fatto che Gesù accoglieva le persone che andavano a lui, ne prendeva cura. Sapete qual era una delle critiche mosse più di frequente a Gesù dai suoi detrattori? Pensate un po'. Dicevano, tra l'altro, perché avevano tante accuse da muovergli, ma dicevano tra l'altro: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Era soprattutto per i religiosi, i farisei, che si sentivano giusti, a posto, era uno scandalo il fatto che Gesù accogliesse i peccatori. Addirittura aveva a volte occasione di mangiare insieme a loro, e noi sappiamo perché. Perché egli diceva: io non sono venuto per i giusti, ma proprio per i peccatori. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E Gesù li accoglieva. La Bibbia ci dice che egli non è cambiato. E ancora oggi è pronto ad accogliere tutti quelli che vanno a lui, con un cuore sincero, aperto. È pronto ad accogliere me e te oggi. E noi vogliamo, proprio ricevendo questo invito, accostarci a Gesù. Bene, come dicevo, abbiamo effettuato queste riprese a Fogliano della Chiana, in una riunione di testimonianza cristiana. Adesso ascoltiamo per prima cosa una testimonianza. Lorella ci racconta di come il Signore ha operato nella sua vita, poi il coro eseguirà un inno il cui contenuto è tratto dal Salmo 18. Ascoltiamo. È una gioia per me, è un grande privilegio poter raccontare quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Lo ringrazio perché anch'io stasera posso dire di essere una testimone di quell'amore grande di Gesù, quel Gesù che ha fasciato le mie piaghe e ha risanato la mia ferita del mio cuore. Io ero molto piccola quando andavo in chiesa con la mia nonna materna. Fin da piccola ho sentito parlare dell'Evangelo, di Gesù. Ve lo ringrazio il Signore perché fin da piccola non ho avuto confusione nella mia mente, perché io vedevo che qualcosa di diverso c'era in quel luogo di culto. C'era la presenza del Signore e fin da piccolina lo avvertivo. Però crescendo, un mondo davanti agli occhi miei si apriva così bello ed attraente. Volevo provare le emozioni di tutti i giovani, vogliono provare. Mi fidanzai molto presto, avevo 18 anni, mi sono sposata a 23 anni e scorreva la mia vita così tranquilla, serena, fra casa e lavoro. In quel periodo avevo un'attività che mi impegnava molto e in pratica passavo la mia vita dalla mattina alla sera dentro un laboratorio chiuso perché avevo dei dipendenti e molti impegni. E la mia vita scorreva così, ogni tanto il mio pensiero si rivolgeva al Signore perché io sapevo comunque che un giorno avrei dovuto rendere conto al Signore di tutta la mia vita. Avevo un marito, purtroppo, che non era credente. E così per me quello era un grande ostacolo, perché comunque io volevo tornare al Signore. Così passarono circa 9 anni della mia vita matrimoniale, tranquilla, devo dire, serena. Però di punto in bianco accadde qualcosa. Tutto quello che, in cui io mi ero appoggiata in questo matrimonio, si stava sgretolando sotto la mia vista, proprio venivano cose inspiegabili. Vedevo mio marito, che fino allora mi aveva sempre amato, trattata bene, trattarmi male, rispondermi male anche davanti a quei dipendenti che avevo in quell'azienda. E ero proprio distrutta anche psicologicamente, non sapevo più cosa fare. Allora lo vidi rivolgersi allora a mia madre, la mia mamma non la voleva neanche sentir parlare del Signore, si rivolse a lei perché era proprio spaventato. Allora la mia mamma gli dette un Evangelo, lui cominciò a leggere l'Evangelo. Lo trovavo che pregava, lo trovavo che leggeva questo Evangelo. Ho visto proprio in lui un cambiamento, era diventato un'altra persona. Allora ero io in quel periodo un po' ribelle, un po' chiusa, perché avevo sopportato tante cose che in me c'era proprio una ribellione. Ma in lui
questo cambiamento, questa sua dolcezza mi fece vedere veramente che lui era cambiato, qualcosa in lui era cambiato. E questo avvenne verso periodo estivo, luglio. Dopo circa 5 mesi mio marito è morto in un incidente stradale. Insieme a lui anche mio figlio di 7 anni. Avevo appena avuto un altro bambino, mi sono trovata da sola con un figlio di 6 mesi e con una responsabilità di un'azienda sulle spalle. Non sapevo a chi gridare, conoscevo quel signore, lo conoscevo, però non avevo la forza di gridare a lui. E mi ricordo che in quel momento una forza entrò nella mia vita inspiegabile. Tutti mi dicevano, ma come fai a sopportare un dolore così grande? Avevo soltanto un pensiero nella mia mente, loro erano col Signore. Io sapevo che mio figlio era fra le braccia di Gesù, che erano col Signore e loro stavano bene. Questa mi dava la forza per andare avanti. Così passò un brutto periodo e nella mia vita si fece avanti un ragazzo che come me era cresciuto nella chiesa. Anche lui in giovane età se n'era andato, ma il Signore aveva riunito le nostre vite, ci fece incontrare, fra noi nacque una simpatia, poi ci siamo sposati e abbiamo avuto anche altri 2 figli. La nostra vita era serena, tranquilla, pensavo di aver trovato finalmente, nuovamente la felicità di stare bene. Ma quando nacque la nostra 2ª figlia, gli diagnosticarono una grave malattia cardiaca che doveva essere operata. Era un intervento che andava fatto entro l'anno di vita, altrimenti non ce l'avrebbe fatta. Allora lì mi è cascato addosso tutto il peso del passato, tutte le mie angustie, tutte le mie travagli mi cascarono addosso in un momento. E mi ricordo che mi buttai nel letto e dissi, Signore, io questa volta non ce la faccio. E fu lì che il Signore mi prese dall'alto, con la sua mano mi tirò a sé. Cominciai a sentire il desiderio di ritornare a Lui. E in me nacque veramente ancora una volta una forza grande. Affrontai quell'intervento. La bambina, grazie a Dio, sta bene. Ma la cosa più bella è che mi parlarono di una chiesa. Mi parlarono di una chiesa che non conoscevo, perché io vengo da un'altra realtà evangelica. E proprio qui, in questa chiesa di Fogliano della Chiana, la prima volta misi piede. Mi ricordo perfettamente quella sera quando entra dentro e cominciai a sentire quegli inni che cantavano al Signore, il mio cuore si sarebbe aperto in un pianto liberatorio, ma mi vergognavo, ma uscì da quel luogo convinta. Disse, Signore, se questa è la via che Tu vuoi che io segua, aiutami perché voglio fare la Tua volontà. Il Signore non ha tardato, il Signore è stato veramente quell'amico fedele. E ho cominciato a vivere una vita con Lui, sono 7 anni che servo il Signore, io e la mia famiglia, e posso dire che il Signore è stato quell'aiuto meraviglioso. Ho potuto realizzare che il Signore ha fasciato quelle ferite, nessuno poteva consolarmi, il Signore è stato il mio consolatore. E voglio dire una cosa a quanti mi ascoltano. Oggigiorno il mondo è pieno di sciagure, come vediamo, accendiamo il televisore, vediamo quanti incidenti, quante famiglie distrutte da tante situazioni difficili. I tuoi cari non potranno tornare indietro, però ricordati che il Signore è l'unica soluzione, il Signore è quello che ti può dare la pace, ti può rendere quella gioia di andare avanti, quella gioia per poter intraprendere la tua vita accanto a Lui, accanto a un amico fedele che non ti lascerà e non ti abbandonerà mai, anche se dovrai incontrare le prove, Lui sarà sempre al tuo fianco. E questa è la forza del Signore. Il Signore sia lodato. Yeah.
Molto bello questo inno tratto dal Salmo 18. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Questo Signore che è tutto questo e molto di più è pronto ad accogliere tutti quelli che vanno a Lui. E noi vogliamo veramente buttarci nelle sue braccia. Sto per dare il nostro indirizzo, cari amici, perché vi invitiamo a scriverci, vogliamo ascoltarvi, vogliamo rispondervi personalmente e inviarvi anche, se lo desiderate, della letteratura cristiana. Vogliamo inviarvi il libricino Una vita nuova. Ve lo invieremo gratuitamente se scriverete a questo indirizzo. Cristiani Oggi, casella postale 15 00011 Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica, Cristiani Oggi TV, @assembleedidio.org. Scriveteci oggi stesso e vi risponderemo personalmente con una lettera oppure per mezzo della posta elettronica. Adesso ascoltiamo la predicazione della parola di Dio. Come dicevo prima, il pastore Antonio Di Bello ci parla di Gesù che è pronto ad accogliere. Ascoltiamo. Vangelo di Luca, capitolo 9, i versi 10 e 11. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte. Ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono. Ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Alleluia. Fin qui la lettura della parola del Signore. I tre verbi racchiusi in questi pochi versi che esprimono azioni così belle compiute da Gesù sono accogliere, parlare e guarire. Alleluia. Le folle, avendolo saputo, lo seguirono ed egli li accolse. Ci sarebbero stati umanamente tutti gli elementi per dire a questa gente: guardate, ho avuto una giornata pesante, tornate un'altra volta, vi accontenterò tutti, ma adesso per favore no. E invece Gesù è lì, pronto, disposto ad accogliere queste persone. Erano persone bisognose, erano svariate persone, erano tante persone, ma non ha importanza il numero. Quello che conta è leggere in questo brano stasera e scoprire che Gesù li accolse. E quel Gesù che accolse quelle folle è il Gesù che noi predichiamo. È il Gesù che stasera è qui in mezzo a noi. È il Gesù che ancora accoglie quanti vanno a Lui. Gloria al nome del Signore. Gesù accoglie. E questa è la prima considerazione che vogliamo condividere in questo momento. E non solo Egli accoglie, ma Egli addirittura invita. Egli invita ad andare a Lui. C'è un meraviglioso verso che è riportato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, verso 28, nel quale Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Per cui non ci si deve sentire inopportuni o fuori luogo o fuori momento, perché Gesù non solo ci accoglie, egli ci invita addirittura. Quale meraviglioso invito il Signore continua a rivolgere all'uomo bisognoso. E questo meraviglioso Gesù che in quel giorno accolse queste folle, ancora oggi accoglie quanti vanno a Lui. Non solo Egli accoglie, ma Egli accoglie tutti. Gloria al nome del Signore. Qui si parla di folle, non è uno, non è due, non sono tre. Folle, una immensa marea di gente. Gesù li accolse. Caro amico, Gesù ti accoglie. Alleluia.
Egli accoglie e accoglie tutti. In un altro passo della parola del Signore leggiamo queste parole, sono sempre le parole di Gesù: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Gloria al nome del Signore. Vuoi andare al Signore? Egli a braccia aperte ti accoglie. Egli non manda via nessuno. Egli non dirà mai: sono occupato, non posso darti retta, non sono in questo momento impegnato con altri. Gesù è pronto ad accogliere tutti e ad accogliere sempre, in ogni momento, in ogni circostanza. Non esiste per Gesù un momento inopportuno. Egli è sempre pronto ad accogliere e ad ascoltare coloro che vanno a Lui. Non farti problemi nell'andare a Gesù. Vai a Lui con tutto il cuore, senza esitazioni, subito, con decisione, troverai le sue braccia aperte, perché Egli accoglie, perché Egli accoglie tutti, anche te, chiunque tu sia. Se andiamo a leggere le pagine del Vangelo, noi scopriamo che le categorie più disparate di persone sono andate da Gesù, e io non ho mai letto nella parola di Dio che Gesù ha mandato via qualcuno perché gli era antipatico, perché non era nelle condizioni a lui gradite, perché viveva una vita moralmente non ineccepibile, perché magari era lo scarto della società. Gesù ha sempre accolto chiunque con semplicità, con umiltà è andato a lui. Egli accoglie, accoglie tutti e accoglie sempre. Più tardi, leggendo il nostro testo biblico, leggiamo che i discepoli, quando videro tutta questa folla, dissero a Gesù nel verso 12: manda via la folla. Forse i discepoli potranno dire manda via, ma Gesù non dirà mai vai via. Gesù non dirà mai mandateli via, anzi dite ai discepoli: siate voi a dare a loro da mangiare. Io li accolgo, non li mando via. Io non sono venuto per giudicare, per condannare, per mandare via. Io sono venuto per salvare. Gloria al nome del Signore. Gesù li accolse. Non solo Gesù accoglie, ma nel nostro testo abbiamo anche letto che Gesù parlava loro del regno di Dio. Gesù accoglie e Gesù parla, e parla al cuore di quelli che lo ascoltano, di quelli che vanno a Lui. E come sa parlare al cuore dell'uomo Gesù? Non lo sa fare nessuno. Amen. Gloria al nome del Signore. Egli parla alle folle. Alleluia. Gesù non è una semplice immagine o una statua, come a volte siamo abituati a vedere un po' in giro. Gesù è una persona reale, è una persona vivente, e come tale egli parla, egli trasmette qualcosa di importante, qualcosa di straordinario. Egli addirittura viene definito la parola fatta carne. Gesù è venuto per parlare. Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi, Dio che ci parla attraverso la persona meravigliosa di Gesù. Gesù accoglie e parla. C'è tanta gente che parla, 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 poi alla fine non abbiamo capito niente, ma quando andiamo da Gesù, Gesù ci accoglie e la sua parola penetra nel nostro cuore. La sua parola riscalda il nostro cuore, la sua parola ci apre la mente, ci apre il cuore e ci fa comprendere le cose grandi di Dio. Gesù è venuto per svelarci l'amore di Dio, Gesù è venuto per rivelarci l'amore, la grazia, la benedizione di Dio, Gesù è venuto per spiegarci come stanno esattamente le cose
in tema, in campo spirituale. Benedetto sia il Signore. Egli parlava a quelle folle del regno di Dio. Egli spiegava loro il motivo per cui era venuto. Egli spiegava loro qual era il piano di Dio per la loro salvezza. Egli spiegava loro qual era il desiderio di Dio per il bene di queste persone. Egli parlava loro del regno di Dio. Gloria al nome del Signore. E Gesù è venuto per metterci a conoscenza delle cose grandi di Dio. Tu puoi conoscere Dio, tu puoi conoscere la volontà di Dio, tu puoi conoscere le cose concernenti il regno di Dio mediante la parola di Cristo, quel Cristo che ti accoglie, che mi accoglie e teneramente mi parla. E l'ultimo verbo sul quale ci siamo soffermati in questa lettura, che esprime un'altra azione compiuta da Gesù, è guarire. Non è meraviglioso Gesù? Egli accoglie, egli parla, egli guarisce. Le folle, avendolo saputo, lo seguirono ed egli li accolse, parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Gloria al Signore. Attenzione però a non porre troppa enfasi o solo enfasi sull'aspetto fisico. Ancor prima del corpo, ripeto, Gesù vuole guarire il cuore dell'uomo, quel cuore insanabilmente maligno, quel cuore ammalato, spiritualmente ammalato. Gesù vuole portare guarigione nel cuore dell'uomo sofferente, nel cuore dell'uomo senza Dio, senza speranza, senza pace, e guarire quelle ferite, le ferite del peccato, le ferite di una vita difficile, le ferite delle delusioni, le ferite delle amarezze, le ferite delle sconfitte, le ferite dei drammi che lacerano l'anima. Gesù accoglie, Gesù parla e Gesù guarisce. E se è nella sua volontà, egli guarisce anche le nostre infermità fisiche. Lo voglio ribadire perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mi piace cosa dice il Salmo 147 al verso 3. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Il Gesù che noi predichiamo non è un Gesù fantasma. Non è un'idea. Gesù che noi vi presentiamo è un Gesù reale, è un Gesù vivente, è un Gesù che agisce. E questi tre verbi che abbiamo preso in considerazione ci parlano proprio di questa azione chiara compiuta da Gesù. Gesù accoglie, accolse queste folle. Gesù parla, parlava loro del regno di Dio. Gesù guariva, guarì tutti quelli che avevano bisogno di guarigione. E anche in questo momento noi abbiamo l'onore di ribadire a tutti voi che ascoltate questo messaggio così importante, che è per te, proprio per te, chiunque tu sia, ovunque tu ti trovi, in qualsiasi condizione tu ti sia venuto a trovare in questo momento, sappi che Gesù ti accoglie. Gesù saprà parlare al tuo cuore, Gesù saprà guarire l'anima tua, Gesù saprà guarire il tuo cuore, Gesù saprà lenire le ferite dell'anima tua, e Gesù, che è l'onnipotente Dio, può intervenire anche nei tuoi problemi materiali, fisici, come in queste folle. In questo momento non indugiare, tu sai adesso un po' di più su Gesù, sai dov'è Gesù, è proprio lì vicino a te, dove tu lo invochi. Egli è pronto ad accoglierti, a parlarti, a guarirti. Possa lo Spirito di Dio guidarti a Lui. Sì, il Signore sta aspettando, potremmo dire ansiosamente, sta aspettando amorevolmente che ognuno di noi si avvicini a Lui. Preghiamo qualche istante prima di concludere questo programma. Signore Dio e Padre nostro celeste, nel nome del tuo figliolo Gesù veniamo a te, ti ringraziamo
per questa possibilità che ci hai dato di annunciare la tua parola. E ti preghiamo di benedire quanti l'hanno seguita, Signore, quanti l'hanno ricevuta nel proprio cuore, che possano conoscere te e il tuo grande e infinito amore, nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen. Amen. Bene, cari amici, siamo arrivati ormai alla fine di questo numero di Cristiani Oggi. Vi ringraziamo di essere stati con noi e ancora una volta vi invitiamo a scriverci. Sta per arrivare l'indirizzo sulla sigla finale. Potete chiamare anche quel numero, naturalmente, che è in sovrimpressione, anche qualche minuto dopo la conclusione del programma. I nostri consulenti telefonici sono lì, pronti a ricevere le vostre chiamate, a parlare con voi, a pregare insieme a voi. Quindi non vi fate scrupolo, chiamate liberamente quel numero. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi ancora una volta e vi diamo appuntamento per la prossima trasmissione. Nel frattempo continueremo a pregare per voi, che Dio si faccia conoscere in modo personale. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.